www.redigio.it e la storia continua. Un paese della provincia di Varese, Bisuschio. E al centro della Val Ceresio. Situato nel centro della Val Ceresio, Bisuschio è contornato da rilievi da cui si coglie una panoramica dell'intera valle del lago di Lugano. La storia del paese, di origine romana, non si discosta molto dalle vicende che hanno interessato tutta la valle, prima sottoposta alla Contea del Seprio, poi, dopo la distruzione di Castelserio, passata ai Visconti. Il toponimo e la comunità. Bisustrum è il nome con cui appare nel latino ecclesiastico Bisuchio, centro della comunità montana alla Val Ceresio. Il toponimo pare derivate da un ipotetico Bisustulus, arsiccio, carso male, o per alcuni arso due volte, prima dei Reti e poi dai Franchi. Per altri il toponimo deriverebbe dal soprannome Bisustus, abbronzato. Dagli Arcimboldi ai Mozzoni, ed era dipendente dalla pieve di Arcisate e dal punto di vista amministrativo dal feudo degli Arcimboldi. Fu per molti secoli teatro di violenza e devastazione, subendo il passaggio delle soldataglie svizzere, francesi, spagnole e tedesche, come del resto in tutta la Val Ceresio, importante arteria di comunicazione tra la pianura e la vicina Svizzera. Nel feudo di Arcimboldi, nella presenza in sito della famiglia Mozzoni, poterono tutelare la pacifica convivenza delle popolazioni rurali, ridotte in miseria dai tributi civili ed ecclesiastici. Anche l'importante attività dei mulini sui torrenti, affluenti al Ceresio, dipendeva dalle concessioni più o meno liberali, quelle dei Mozzoni, che vantavano diritti sul corso d'acqua. Una questione che si è trascinata per secoli. Ancora alla fine dell'Ottocento il problema non aveva trovato una soluzione definitiva. Inoltre la Val Ceresio fu teatro di lotte tra le diocesi di Como e quella di Milano, e solo quando il Ducato dei Visconti poté affermarsi definitivamente, una parvenza di amministrazione civile venne ad alleggerire le tensioni e le tribolazioni dei valligiani. Galeazzo Sforza e la caccia all'orso. Nel 1463 i Mozzoni fecero costruire un padiglione per le battute di caccia all'orso, che richiamava nella valle molti esponenti della nobiltà milanese. A quel tempo, infatti, la zona abbondava di orsi, lupi, camosci e selvaggina stanziale. A queste battute partecipò anche Galeazzo Maria Sforza, ospite della famiglia Mozzoni. Si racconta che il duca in un'occasione uccise un grosso orso e abbatté due camosci. Due anni dopo il duca uccise un altro orso del peso di circa 190 kg. www.redigio.it e la storia continua.